nonostante i bui anni dell'occupazione nazista della Croazia, una famiglia del posto, la famiglia ebrea Papo Sasson, viene deportata nel 1943 in un campo di internamento libero in Italia, il più precisamente a Martignano, vicino a Ascoli Piceno. Sì, solo perché sono ebrei, a causa delle leggi razziali emanate nel 1938. Sono considerati socialmente pericolosi e quindi da segregare. Un campo di internamento libero consiste nel far vivere perseguitati con le famiglie della zona, tuttavia senza il diritto di fare ciò che volevano. Dovevano seguire un severo e limitante regolamento. I Papo Sasson vengono accolti dai coniugi Lelli, Alfredo e Livia, i quali presto si affezionano ai nuovi ospiti. In Italia la vita scorre serena, nonostante le restrizioni, fino a quando non viene deciso che i poveri perseguitati dovessero essere trasferiti a Servigliano, in un vero campo di internamento, in cui le condizioni di vita sono ancora più limitanti. I Lelli, dispiaciuti per la nuova condizione degli amici ebrei, si recano a Servigliano e si adoperano per farli fuggire. Organizzano la loro fuga e riescono nel loro intento sfruttando vecchie conoscenze. I Papo Sasson, salvi, nel 1951 si recano in America, negli Stati Uniti, dove non ci sono leggi razziali contro la loro etnia e dove vivono ancora oggi. I coniugi Lelli, per le loro azioni, sono insigniti di riconoscimento internazionale, di giusti tra le nazioni. E solo dopo molti anni rivedranno il più giovane di allora, dei Papo Sasson, Moise, il quale è tornato nuovamente in Italia per rivivere vecchi ricordi insieme a Livia, ancora in vita. Per noi oggi riecheggia la loro testimonianza. Chi salva una vita è come se salvasse il mondo intero. Thank you.